Buongiorno ragazzi e ragazze, sono Elisa Qualizza, impiegata presso l'Ufficio Statistica e Prezzi della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Le Camere di Commercio, attraverso l'indagine Excelsior, monitorano le previsioni di assunzione delle imprese nei settori dell'industria e dei servizi. Negli ultimi tempi è emersa una sempre più grande richiesta di competenze green. Sono infatti state considerate necessarie dalle aziende per il 79% delle entrate totali nell'anno 2020. Ma quali sono queste competenze green? In generale, attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale e capacità di rendere ecocompatibili le attività aziendali. Si tratta quindi sia di competenze tecniche, sia di comportamenti e attitudini. Nello specifico, le competenze green e le professioni che possono contribuire alla sostenibilità ambientale si suddividono in tre filoni principali. Il primo comprende le green jobs ad alta capacità di attivazione, ad esempio competenze tecniche di tecnici e ingegneri in ambito meccanico, edile, ambientale, che sono in prima linea per sviluppare sistemi efficienti per una produzione sostenibile. Al secondo posto le green jobs a bassa capacità di attivazione. Non influiscono direttamente sulla produzione perché non hanno competenze tecniche specifiche, ma contribuiscono fornendo gli strumenti per concretizzare i progetti di sostenibilità, ad esempio ruoli direzionali, responsabili dei reparti della produzione e della ricerca e sviluppo. Al terzo posto ci sono le altre professioni, categoria residuale ma non per questo meno importante. Non modificano in prima persona il processo produttivo, ma l'azione quotidiana di tutti i lavoratori ha un impatto sull'ambiente, ad esempio impiegati e liberi professionisti. Tutti devono essere attenti agli sprechi e al risparmio energetico. Cari ragazzi, il messaggio più importante è quindi che dovrete essere in grado di contribuire, per quanto possibile e ognuno con le proprie competenze e azioni quotidiane, per far sì che ci sia sempre una maggiore attenzione all'ambiente, anche e soprattutto nel mondo del lavoro. Passo la parola ai miei colleghi dell'ARPA che parleranno delle esigenze specifiche delle imprese. Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Cristina Benoni e lavoro presso ARPA, ovvero l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia. Forse l'attività più conosciuta di ARPA è quella dell'Osservatorio Meteorologico, che ogni giorno realizza le previsioni del tempo per la nostra regione, ma l'Agenzia svolge molte altre attività nel campo della tutela dell'ambiente. Ad esempio facciamo campionamenti e analisi per monitorare e valutare la qualità delle acque, dei mari, laghi e fiumi della nostra regione. Oppure i nostri tecnici monitorano la qualità dell'aria delle nostre città tramite una serie di stazioni che misurano il livello di polveri sottili e di altri inquinanti. Un altro settore in cui operiamo è il controllo del rispetto della normativa nell'esercizio di un'attività produttiva. Ad esempio, se un'azienda rispetta i limiti di legge sulle emissioni in atmosfera o negli scarichi in acqua. O ancora, rilasciamo pareri sull'impatto ambientale che può avere la costruzione di un nuovo stabilimento industriale. Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo però riscontrato che le aziende incontrano una serie di difficoltà quando intraprendono la strada verso la sostenibilità ambientale, che ormai è una direzione obbligata e auspicabile. La prima difficoltà riguarda la corretta applicazione della normativa ambientale, che effettivamente è molto complessa, sia per gestire l'attività produttiva che l'autorizzazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti in modo da renderli meno impattanti. Un'altra difficoltà riguarda l'uso degli strumenti volontari di sostenibilità. Cosa sono questi strumenti? Sto parlando dei marchi ambientali o delle ecoetichette. Si tratta di certificazioni di cui un'azienda sceglie in maniera volontaria di dotarsi e che garantiscono la sostenibilità del prodotto in tutto il suo ciclo di vita. Vuol dire che il processo per creare quel prodotto, l'utilizzo e lo smaltimento hanno un basso impatto sull'ambiente. L'obiettivo di questi strumenti è migliorare le prestazioni ambientali di un'azienda e non quello di apparire verdi quando non lo si è. In questo secondo caso, infatti, è più opportuno parlare di greenwashing, una pura attività di marketing finalizzata a far apparire ecologicamente preferibile qualcosa che invece non lo è, una pratica che di fatto rappresenta un inganno. Per affrontare tutte queste complessità servono figure competenti, che sappiano orientare al meglio le aziende, evitando inadempienze e comportamenti anche inconsapevolmente illeciti, e che le aiutino ad applicare le misure obbligatorie per legge e che rendano i marchi e le ecoetichette un reale vantaggio, in termini di reputazione verso i clienti, ma anche in termini di riduzione dei costi.
Quel che abbiamo notato come ARPA è che le aziende hanno spesso difficoltà a reperire queste competenze, sia all'interno, tra i propri dipendenti, sia all'esterno, tra i consulenti. Ma in cosa consistono queste competenze esattamente? A seconda dell'ambito di azione, possono essere di tipo tecnico-scientifico, legale o comunicativo. Ad esempio, serve una conoscenza approfondita della normativa di settore per comprendere e rispettare le ordinanze, i decreti, le prescrizioni. Bisogna conoscere bene i cicli produttivi e sapere quali parametri e metodi usare per valutare la conformità ai limiti di legge. A tale fine servirà avere anche la capacità di comprendere i rapporti e i risultati prodotti dal laboratorio. Occorre conoscere gli strumenti di base della sostenibilità ambientale per decidere quale marchio o certificazione adottare per trarne i maggiori benefici. Bisogna saper analizzare il ciclo di vita dei prodotti o dei servizi per misurare correttamente le proprie prestazioni ambientali e progettare così, fin dall'origine, un prodotto in modo green, ad esempio riducendo il consumo di materie prime o favorendone la riparabilità e il riutilizzo. Inoltre, ha un ruolo fondamentale anche la parte comunicativa, sia per coinvolgere attivamente i lavoratori nel processo di miglioramento ambientale, sia per far conoscere all'esterno, in maniera efficace e corretta, l'impegno dell'azienda nel campo della sostenibilità ambientale. In conclusione, ci tengo a sottolineare che, così come il mondo imprenditoriale sta adeguando la propria attività per renderla sempre più ambientalmente sostenibile, anche la pubblica amministrazione ha sempre più bisogno di potenziare le proprie competenze in quest'ambito per rimanere al passo con i tempi, con le ultime novità tecnologiche, normative e gestionali. Quindi, ragazzi, avremo presto bisogno di voi.